Il turno infrasettimanale di campionato serve al Teramo per migliorare un rendimento esterno che finora è stato deficitario. Domani alle 15 la trasferta contro la Virtus Francavilla sarà un test determinante per la formazione biancorossa, perché lontano da questo stadio, dal Gaetano Bonolis, finora il cammino è stato molto molto incerto. Ci sono state partite e partite, fuori casa abbiamo fatto due partite, una partita veramente scadente, un paio di partite buone e le altre mediocri. Dobbiamo migliorare fuori casa l'atteggiamento, secondo me. Dobbiamo avere un atteggiamento che non c'entrano tanto i numeri, o se è 4-3-3 o rombo, cioè non è questo che dobbiamo andare in cerca. Secondo me dobbiamo andare in cerca invece di superare anche il muro, diciamo, dell'ambiente, no? Cioè delle volte noi abbiamo giocato su campi, diciamo, con molta gente, con molto entusiasmo, e quindi non ho mai visto l'entusiasmo della gente a far gol, però è anche vero che una mano te la danno, ecco. Si gioca a 3 giorni dal successo interno contro la Paganese e allora la formazione è ancora un rebus. Tedino, se potesse, confermerebbe l'11 di domenica, ma nel viaggio che porterà il diavolo verso la Puglia vuole testare soprattutto la condizione di coloro che hanno giocato 90 minuti qui al Bonolis contro i campani. Ah, più che altro siamo molto curiosi di vedere chi recupera e chi no, nel senso che abbiamo solo 60 ore di tempo e non abbiamo avuto molto tempo per preparare contro una squadra che ha sicuramente in casa un rendimento straordinario dal punto di vista proprio di impeto, di assalto, di volontà. Per noi è molto importante domani fare una prestazione giusta e raccogliere qualche punto, sicuramente, perché ce lo impone il nostro lavoro, la nostra caparbietà. E quindi io vorrei vedere una squadra, appunto, che ha un grande indice di appartenenza, una grande volontà per fare risultato in un campo, ripeto, difficile. Domani è un campo, forse per questioni proprio di squadra, di avversario, di allenatore, cioè una partita molto difficile. Si diceva del recupero, correre non solo tanto, correre bene. Questo è l'obiettivo che Tedino aveva anche prima della gara contro la Paganese, che ha ritrovato in campo per più di un'ora di gioco. Un obiettivo da perseguire anche domani pomeriggio. Michel Platini ad una domanda gli hanno chiesto: scusi, mi sembra che lei corra poco. E lui ha risposto: io corro bene. E quindi credo che è il giusto equilibrio, no? Cioè, correre tanto per correre credo che non sia sufficiente. Bisogna saper correre. C'è gente che corre magari un pochino di meno, corre meglio e copre meglio il campo perché anticipa delle giocate. C'è questo attrezzo che corre, qualcuno sa da che parte può andare, qualcun altro invece lo fa dopo che va. E quindi c'è la tattica individuale, l'intelligenza calcistica, la comprensione del gioco che batte tutto. Non puoi reggere 100 minuti a quei livelli lì. Però se tu porti questo trend, questa situazione standard a più di un'ora di gioco, sicuramente avrai dei vantaggi importanti, perché magari qualche volta puoi anche non vincere, però alla lunga su 10 partite ne vinci 8.